Tutti attenti, alza bandiera. La pace ci piace! Siamo qui per onorare la memoria di tanti eroi che hanno combattuto e il sacrificio di tante madri e tante spose per assicurare libertà e dignità alle future generazioni. Siamo qui per dire grazie alle forze armate e anche alle forze dell'ordine che continuano a mettere la loro vita al servizio della sicurezza e della legalità. Siamo qui soprattutto per meditare sui valori del nostro presente, con il proposito, spero, di ritrovarci presto insieme per dare senso alle nostre parole con le azioni concrete che seguiranno. Solo così i nostri eroici combattenti non saranno soltanto ossa sepolte nella terra, o polvere nel vento, ma seme vivo, oppure, come li percepisce un nostro poeta, Stefano Ciurlia, granuli di polvere immortale. Un nostro sangue, il sangue tuo vermiglio, sei senza nome, ed ogni madre, ignara, inginocchiata presso la tua bara, singhiozza un nome, il nome di tuo figlio, il nome inciso in tutti i monumenti, e che risuona in tutte le fanfare, hai la tua casa in ogni casolare ed appartieni a tutti i reggimenti. Sente ogni madre il suono della voce, nota il suo cuore, eppure tu sei muto, e là, sul campo dove sei caduto, tutte le croci sono la tua croce. Da quelle tombe un monito e un saluto, con severo silenzio tu ci porti, sono tutti i cuori dei fratelli morti chiusi nel cuore tuo o sconosciuto. La tua famiglia viaggiarono per molte miglia, con sudore e molta fatica, affrontarono la patria nemica, guerre pesanti dovettero sfidare, senza che nessuno li potesse aiutare. Così oggi vogliamo ricordare i nostri caduti in guerra, che hanno perso la vita per amor nostro della propria terra. Grazie. Ancora oggi ci si crede, grazie a Dio, che sia opportuno rendere omaggio e ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria e per la pace. Ma questa occasione non è soltanto il giorno della rimembranza e del ringraziamento, ma deve essere anche quello della riflessione, perché il passato, la storia, ci sia di insegnamento per il presente e per il futuro. Ognuno di noi, o quasi, ha un parente, una persona cara, un antenato, il cui nome è scritto su una lapide ed il cui sangue ha bagnato la terra dei campi di battaglia. Dietro ad ogni nome c'è una storia che fa parte del nostro bagaglio e che quindi appartiene a tutti noi. A noi tutti che non abbiamo fatto la guerra e ci riteniamo fortunati per non aver dovuto assistere o partecipare a quello scenario apocalittico di morte e distruzione. A noi che siamo figli di un paese, l'Italia, in cui gli ideali di pace e solidarietà sono sanciti dalla Carta Costituzionale. Siete stati soldati forti e imprevedibili, infatti avete combattuto per noi italiani, pur dovendo rinunciare per sempre alla vostra famiglia e ai vostri cari.
Era proprio la voglia di tornare a casa per abbracciare moglie e figli che vi ha spinto a dare il meglio di voi. E ciò noi lo ricordiamo proprio con questa giornata e continueremo sempre a farlo, perché solo grazie a voi l'Italia oggi è un paese libero. Avete visto uomini con la morte negli occhi, ma non vi siete mai intimoriti. Anzi, avete fatto capire loro perché noi italiani abbiamo combattuto per la pace e per la fratellanza, ma soprattutto per i diritti dell'uomo. Grazie soldati, perché oggi l'Italia è una repubblica e finalmente vengono considerate le opinioni di noi tutti. Ma grazie anche perché non ci sono più distinzioni tra nobili e contadini, tra uomini e donne, tra paese e paese. Grazie. Messaggio di casa. E spero che questa lettera ti arrivi insieme agli altri che mi ha mandato. Io mi trovo rinchiuso in un mio rifugio e non posso uscire, se no rischio di morire. La cosa peggiore che mi sia capitata è stata aver visto il mio migliore amico morire davanti ai miei occhi. Era una notte e tutti i nostri amici erano morti, mentre altri erano scappati. E io invece stavo cercando rifugio. In lontananza di nuovo e mi sembrava un fuoco, così corremmo subito lì. Era una trincea con 3 cadaveri e c'era una buca profonda lunga all'incirca 200 metri. Umberto era affamato e così uscì dalla tenda per trovare qualcosa. E proprio in quel momento... A proposito di guerra, mi ricordo del mio caro nonno e il padre da Pasquale Damiano, di Spezia in Russia. Qualche anno fa, l'avvocato di guerra si è recato in terra di Russia ed ha trovato la sua tomba, insieme a quella di Luigi Giulia, papà degli Aresti e Serra Giulia. Da anni, fra beni di verità, continuano a girarsi confusi tra ricordi di infanzia. Una lunga e tenuante attesa, infaticabile e coriacea, provoca nel tempo l'incessante anelito filiale. Nell'ansia di conoscere incessanti palpiti, annientano gli orfani che dopo anni tentano di rassegnarsi all'oblio. Un pensiero per voi, pensiero sul 4 novembre. Per i soldati una poesia, che nella guerra hanno saputo portare anche l'allegria. Per un attimo di silenzio noi li faremo felici, perché sono e saranno sempre degli eroi. E il coraggio che hanno avuto per proteggere una patria, sapendo che partendo potevano non tornare indietro, perché la guerra uccide. E solo qualcuno forse riuscirà a salvarsi. Se facciamo la pace e solidarietà, il mondo sarà pieno di libertà. Pasquale Finiguerra. Grazie. Grazie al sindaco Grant. Grazie alla mia città che nei momenti di dolore si è unita alla mia famiglia. Grazie. Pasquale è vivo ed è vivo in mezzo a noi, come lui amava essere, gioioso, allegro, molto solidale con tutti e sempre pronto col suo piccolo cappello d'alpino in tutte le adenate nazionali. Chiamo, come ha detto il maestro Gigi, un numero, l'internato numero 159.534, campo di internamento di Fallengostel, Germania, a 9 km dal confine olandese, a 40 dal nord di Hannover, trasferito dopo l'8 settembre in Germania nei campi di concentramento e da lì, dopo 25 giorni, passato definitivamente come IMI, internati militari italiani, quindi a tutti gli effetti un deportato nel campo di concentramento di Treblinka, a 40 km da Berlino. Chiamo adesso il signor Nicolino Gaetano Santoro, anni 93, qui presente, ancora vivo. Dico solo 4 parole. Fui preso prigioniero a Udine perché ero all'11° genio. A Udine ci portarono a Bolzano. Da Bolzano ci dissero che ci portano a Verona per darci il congedo limitato. C'erano già le vetture di carri bestiame pronti per noi per andare a Verona.
da Verona, la prima stazione fu, la prima fermata del treno fu Innsbruck, in Austria. Dunque, in Italia non si ritornò più.